Gravina, intanto il premio Prisco è sempre un'emozione, un premio bellissimo per l'Abruzzo, per la città di Chieti. Sì, è un evento ormai storico, un evento che unisce alla memoria e alla testimonianza anche di valori di un grandissimo dirigente del calcio italiano, la possibilità di confrontarci, di scambiare una serie di riflessioni con grandi personaggi della comunicazione, ma soprattutto con grandi uomini di sport. Come quest'anno con Davide Nicola si sono premiati i valori anche umani? Beh sì, credo che quello che il calcio, lo sport dovrebbe dare risalto. Dobbiamo abbandonare un attimo la logica della dimensione nel rincorrere, soprattutto la dimensione economica, e far sì che i valori del calcio, i valori dello sport emergano in continuazione. Dobbiamo essere anche custodi e tutelare questi valori. Si è parlato tanto di Lega Pro, di Serie C, appunto, con queste seconde squadre che cosa c'è di vero e come si evolverà il calcio? Ormai c'è un comunicato ufficiale, in parte da me condiviso, in parte sulla tempistica non molto, perché ritenevo e ritengo che l'entrata in vigore delle seconde squadre sarebbe stato sicuramente più opportuna rinviarla alla stagione 19-20. Forse ecco, affrettare i tempi non è stata una buona intuizione, però nei contenuti credo che sia un progetto da condividere ed è un progetto che comunque va perfezionato nell'interesse proprio del calcio italiano. Quindi le squadre che quest'anno hanno fatto i play-off di Serie D potranno sperare in un ripescaggio in Serie C? Ma i ripescaggi non sono bloccati né per le retrocesse dalla C né per le vincitrici eventuali dei play-off. C'è un'alternanza tra squadre B, Lega Pro e vincitrice dei play-off in Lega Nazionale Dilettanti, che va rispettato. Comunque dipenderà tutto dai vuoti di organico. Il Teramo che si apprestava a giocare questo play-out col Vicenza, che poi è stato ribaltato dalla Corte d'Appello e quindi adesso è salva. Che cosa possiamo dire in merito? Devo dire che gli organi di giustizia con le loro decisioni devono essere rispettate e accettate. Bisogna forse attendere un attimo, perché mi risulta che il Sant'Arcangelo ha intenzione di presentare ricorso al Collegio di Garanzia, quindi probabilmente se dovesse arrivare in questa settimana la fissazione di un'udienza dovremmo sospendere per un attimo questi play-off. E quindi potrebbe esserci un altro ribaltamento? No, io questo non lo so, lascio alla decisione degli organi di giustizia. Come dicevo prima, bisogna rispettare qualunque volontà. Mi sembra nei contenuti che quanto affermato dal Tribunale prima, poi ribaltato dalla Corte federale, credo che meriti una chiarezza da parte del Collegio di Garanzia.